Ciao a tutti, buona Pasqua, Pasquetta, Pasquettina a tutti. Altro video dello spacchettamento di un altro uovo. Ed oggi abbiamo l'indoor, quello rosso, quello che vi dicevo nel primissimo video che non avevo trovato. Per chi fosse interessato, vi metto nell'info box a fine video il link degli altri due video dello spacchettamento delle uova, dove avevo aperto uno della Lindt col cioccolato bianco e uno che ha avuto mio moroso al lavoro e che non è di una marca, però comunque c'è il video lì che è un uovo per me gigante perché è quello da 1 chilo. E adesso appunto abbiamo il Lindor. Vi metto anche, se vi può interessare, la playlist dei video sempre di spacchettamento delle uova di Pasqua, quindi compreso anche Kinder, eccetera, degli anni passati. Trovate tutto appunto nell'info box. Quindi abbiamo questa della Lindor che ho preso all'AEO ed era in offerta a 8 euro e qualcosa, quindi quello classico, dove al suo interno troveremo una busta con 4 cioccolatini classici rossi della Lindor più una sorpresa. Quindi apriamolo subito che sono curiosa. Eccolo qua, l'ovetto, bello cioccolatoso, buonissimo anche questo cioccolato. Volevo aprirlo senza spaccarlo, ma secondo voi ci riesco? Detto fatto, benissimo. Non l'assaggio perché c'ho lo stomaco pieno, oggi ho mangiato la pasta, solo la pasta, e sto malissimo, non so perché. Comunque c'era dentro questo qui e abbiamo appunto i 4 cioccolatini della Lindor e in più questo regalino. Vediamo un po'. Loro mettono sempre dentro qualcosa di bigiotteria. Quello che ho trovato nell'altro video, Lindt, quello cioccolato bianco, e questo anello qui che mi piace tantissimo. E non si è neanche rovinato per ora. Allora, abbiamo questo bigliettino dove mi augura buona Pasqua alla Lindt, bracciali in metallo nickel tested, realizzati in Italia. Ok, dentro l'antro della Lindt invece c'era anche un buono per vedere un film su un sito loro. Comunque, se guardate il video vedete tutto. E il bracciale è semplicemente questo, con tutte queste palline. C'ha l'allaccio, questo qui comodo che entra dentro, e c'ha come ciondolino carinissimo il cioccolatino della Lindt, quindi molto molto semplice però molto carino. Questi sono braccialetti che mi piacciono a me, non pataccosi, semplici e molto carino. Devo dire la verità, la Lindt c'ha sempre ragazzi, comunque sì, c'ha sempre ragazzi, c'ha sempre regali, sorprese e molto carine. Certo, sono più per ragazze grandi, insomma più adulte, chiaramente non hanno sorprese per bambini. Però è molto carino. Sono contentissima anche di queste. Domani me lo metto su insieme all'anellino, così mi fanno pandan. Ok, e anche per questo video ci siamo. E vi faccio gli auguri di Pasqua domani perché avremo l'ultimo uovo di Pasqua, quello che mi ha regalato mia madre, che mi piace un casino, e domani scoprirete il perché.
quindi dovete rimanere assolutamente sintonizzati. Ci vediamo domani. Ciao!